Io credo che tra tutte le squadre che abbiamo incontrato che fanno il 3-5-2 sia quella più forte per fisicità e per capacità tecnica dei giocatori che la compongono, che credo che sia la squadra migliore. Ora non hai inanellato una serie di risultati positivi e secondo me il motivo va ricercato da un'altra parte, non sotto l'aspetto tecnico, perché è una squadra che c'ha tutto per fare bene, non ci lavoro dentro, quindi non è compito mio fare questa analisi qua. Dico solo che non viene qua la squadra in difficoltà, viene qua una squadra in salute, viene qua una squadra che ora a gennaio si è messa a posto, ha preso un giocatore che qua in categoria non c'entra niente, anche solo per strapotere fisico, c'è da stare in campana, ci aspettiamo una partita difficile, però Piacenza pareggia con l'Albissola, il campionato di C è sempre stato questo, quindi no, non abbiamo mai fatto noi nessun tipo di calcolo in base all'avversario che abbiamo trovato, non abbiamo pensato di giocare con la Carrarese che fosse un ostacolo insormontabile, come non abbiamo pensato di giocare contro l'Albissola l'andato o l'Arzachena, convinti che fosse da fare un boccone. Oltretutto, se per sbaglio l'Arzachena fa gol su rigore due domeniche fa, siamo al terzo filotto consecutivo dove quindi partire soltanto uguali, come al solito le determina l'episodio, tra noi e la Juventus sotto il punto di vista dei valori tecnici fisici non c'è nessuna differenza. Esatto, nel dopo partita di Ponte Leone le chiedo cosa detta la squadra in questi giorni e a livello di formazione davanti se dobbiamo aspettarci qualche novità. Penso a Rolando o magari anche un po' di turnover come Campodono e Cutano, magari con Budici dal primo minuto. Riguardo al post partita di Pontedera, finisce lì, adesso che sì, con i giocatori abbiamo parlato ieri. Così puntualizzo anche una cosa che è uscita, ma niente di che, nel senso che non deve passare che la squadra non ha cattiveria agonistica, la nostra squadra ce n'ha aiosa di cattiveria agonistica, perché la cattiveria agonistica va intesa come capacità di pressare, non essere passivi, cattiveria nei contrasti, noi siamo una squadra che recupera una montagna di palloni, questo è sintomo di cattiveria agonistica. Quello su cui ho puntato il dito io nel dopo partita è la capacità di saper portare a casa dei risultati quando i risultati sono sostanzialmente acquisiti. Diventa più un aspetto caratteriale, allora io ho detto loro che una squadra di vertice o una squadra che lotta per il vertice la fa la tecnica, la tattica, la fa la malizia, la fa l'interpretazione, la fa la furbizia, la fanno tanti aspetti caratteriali che di solito hanno le squadre che giocano per vincere. Ma questo a prescindere da che vogliamo o da che posizione occupiamo in questo momento qua. Quando le partite sono incanalate come sono state le ultime due, vanno portate a casa. Non c'entra che noi in quel momento là siamo secondi e Pontedera terzo, o che noi siamo ultimi e il Pontedera primo. Stessa cosa vale per il Siena. Quando ci capita quelle occasioni là, noi dobbiamo diventare una squadra che riesce a portarle a casa. E oggi invece, in più di qualche occasione, non ci siamo riusciti. E secondo me non va bene che passi il messaggio in generale che sì, ma tanto facciamo una buona prestazione, sì, ma tanto giochiamo bene, sì, ma tanto non conta niente, perché poi alla fine ci ricorda il risultato è in parità, e se penso che all'84esimo vinco 3-0 contro il Siena, poi finisce 3-3, un giocatore non deve stare contento come non sono stato contento io, ma questi ragazzi lo sapevano già da prima, senza che io facessi la sfuriata dopo partita, però secondo me ci sono dei momenti in cui ci sta una cosa, nei momenti in cui ci sta un'altra. Detto questo, è chiusa lì, la squadra si deve ripresentare nella gara di domani con la tranquillità emotiva di andare a fare la sua solita partita, perché se noi diventiamo preoccupati non siamo più questa squadra qua, siccome non c'è motivo per essere preoccupati, dobbiamo andare in campo sereni, fare la gara che dobbiamo fare, sapendo che se vogliamo alzare il nostro livello, e con questo ribatto il dito sul discorso del primo posto, che non vuol dire alzare il livello che dobbiamo vincere il campionato, vuol dire che ogni calciatore, come il loro allenatore, deve avere l'ambizione di voler vincere il più possibile e guadagnare il più possibile. Questo lavoro qua va per queste vie qua. Se non uno che fa questo sport qua non ha questa ambizione qua, deve fare qualcos'altro. Livello offensivo? Per la formazione qualcosa cambia di sicuro, perché comunque qualche rientro, perché comunque qualcosa davanti può darsi che varieremo, niente di solito, di trascendentale, non faccio mai tanti cambi, anche perché
resto l'idea che venendo da due pareggi come sono scaturiti le ultime due gare, abbiamo una necessità, ho la necessità di schierare la squadra migliore che posso senza stare a guardare se uno ha recuperato o no, al di là del fatto che abbiamo giocato sabato sera e a mercoledì sono quattro giorni pieni, quindi un calciatore in quattro giorni pieni recupera senza nessun problema, eventualmente vedremo con l'Albisola che succederà. Salve mister, concludiamo. Lei sulla formazione, sulla come utilizzare il suo gruppo è stato abbastanza chiaro, dove ha lasciato intendere che probabilmente riconfermerà diversi giocatori di Pontedera. Ma per queste ci sarà anche Belloni o pensa di cambiare qualcosa lì davanti? No, Belloni non parte dall'inizio per il semplice motivo che oggi è uno dei giocatori che fare due partite in quattro giorni non lo so reggere la condizione fisica, anche per la tipologia di giocatore che è uno scattista ha secondo me qualche tempo in più di recupero alla luce del fatto che arriva a tre mesi quasi di inattività e di un percorso precedente ancora più lungo, quindi non è una scelta tra virgolette tecnica, ma è una bruciatura tecnica, è un discorso di recuperare l'energia nel miglior modo possibile. Oltretutto in Corolla oggi ho due soluzioni di alto livello, quindi non ho grandi problemi. Quindi ballottaggio Butic? È da vedere pure per lui, come vi dissi quando è arrivato, noi alla fine abbiamo utilizzato spesso Remedi, che è stato uno degli acquisti, ora vediamo con lui, è un ragazzo comunque in sei mesi ha fatto qualche scampolo di partita, è comunque un 98, secondo me di grandissima prospettiva, resta sempre un 98, quindi vediamo se è il caso di farlo partire dall'inizio, se non farlo partire tutto dall'inizio, ma a oggi ho ancora Persano che fino ad oggi ci ha fatto tre gol e un sacco di buone prestazioni durante il girone d'andata, ora non è che perché ha vissuto un periodo di appannamento vuol dire che non farà più parte dell'undici iniziale o che non possa più entrare, lo stesso discorso vale per Andrea Zini che magari rispetto a loro è un po' più piccolo nel saper interpretare qualcosa, ma c'è un giocatore che matura a 18, uno che matura a 25, quello che matura a 30 magari un po' troppo tardi, però insomma sono tutti giocatori che oggi hanno pari possibilità di poter essere impiegati. Grazie.